Eccellenze nazionali. 9:10 di questo mercoledì 19 ottobre 2011, oggi lo avevamo detto, alle 8:10, se vogliamo un po' una sorpresa in eccellenze nazionali, allora subito per le vostre eccellenze scriveteci, lo ripeto, eccellenze nazionali @rtl.it, perché questo spazio vive con voi, altrimenti non vive, nel senso, e siamo felici di ricevere veramente tante, ma tante mail. Oggi abbiamo Rosario Maria Rizzi, che è fondatore di Flora e formatore in aromaterapia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma io sono già colpita da tutto ciò, formatore in aromaterapia. Allora, dove siamo innanzitutto, perché ci posizioniamo sempre geograficamente, poi entriamo in questo mondo, devo dire, affascinante e credo anche abbastanza sconosciuto. Delle piante, delle piante officinali, tutta una storia così. Dove siamo? Siamo in provincia di Pisa, a Lorenzana, in una zona collinare, delle colline pisane, caratteristica, con boschi, con prati, un luogo veramente idoneo per le piante aromatiche e le piante officinali per estrarre poi i principi attivi. E quindi è il luogo dove lei e i suoi collaboratori andate fisicamente a pescare queste piante? Sì, noi abbiamo l'azienda e abbiamo la nostra terra con rosmarino, lavanda, issopo, sono tutte piante mediterranee dalle proprietà straordinarie che utilizziamo per l'estrazione degli oli essenziali, ma ci sono anche altre zone in Italia molto importanti come il Piemonte, l'Umbria, certo. E qui in Toscana è caratteristica, sì. Allora, l'aromaterapia in che cosa consiste? Innanzitutto, in che ambito siamo? Medicinale, estetico, cioè, tutte e due? Sì, l'aromaterapia è un'arte antica e che in questo periodo sta vivendo un momento di grande risveglio per tutta una serie di condizioni per la quale gli individui si avvicinano sempre più alla natura e ai suoi straordinari benefici per la salute e il benessere. Quindi questo è il campo che è della medicina olistica, della medicina che osserva l'uomo, la natura come un tutt'uno, ed è molto importante quindi le piante medicinali che rinforzano il sistema immunitario attraverso l'estrazione dalle piante, dalla lavanda, dal rosmarino, dal timo, degli oli essenziali che devono essere puri 100%, quindi estratti dalle piante con una distillazione a corrente di vapore per veicolare i suoi profumi per numerosissimi utilizzi per il benessere delle persone. Un esempio semplice per quanti stanno viaggiando in macchina: poter utilizzare del pino cembro nell'abitacolo sopra un fazzolettino di carta e poterlo respirare, o anche del rosmarino che stimola la concentrazione, come un prodotto antismog per stimolare l'organismo e i polmoni a respirare in maniera completa, un ottimo prodotto per la respirazione, e in macchina ce n'è bisogno tanto. Lei, Giuliano, in macchina ha il pino cembro? No, ho ricordato adesso sono un po' passati di moda. Quando eravamo ragazzi, quell'altro pino, tutti ci avevano il pino appeso allo specchietto del televisore, che emetteva però un odoraccio abbastanza insostenibile. Questo è ultrachimico, naturalmente, mentre qua stiamo parlando di natura. Sì, perché questa è la grande differenza. Una distillazione di un pino, di un abete, contiene centinaia di migliaia di microelementi che stimolano la respirazione, vanno in circolo nel sangue, sono un nutrimento per il nostro sistema immunitario, mentre le sostanze chimiche sono, diciamo, utili commercialmente per ingannare un po' l'olfatto di un consumatore che crede di respirare un prodotto balsamico e invece è completamente chimico. Ecco, su questo facciamo chiarezza e differenza. È giusto, differenza. Ma perché ride, Giuse? Ti sto questo è un mondo anche molto femminile. Voi siete... Infatti a me piace, affascina, ma da tempo io so di cosa sta parlando. Noi maschi siamo poco attenti. Un po' o meglio, fuori. Lo eravamo. Sì, poi ci sono le vostre compagne che vi illuminano e quindi vi aiutano. Ecco, sicuramente un'eccellenza particolare. Bella. A cui darei attenzione. Che tra l'altro è erede di una lunga tradizione del nostro paese. Quindi grazie a Rosario Maria Rizzi, fondatore di Flora, formatore di aromaterapia. Ovviamente, se volete sapere di più andando in internet, evidentemente sia sull'aromaterapia che su Flora di
del nostro amico Rosario Rizzi troverete tutto. Fate come lui, ci scrivete e poi andate nel nostro sito rtl.it, lo faccia anche lei e mi raccomando porti i suoi colleghi, così aggiungete magari qualcosa alle poche righe che noi scriveremo oggi, giusto come guida. rtl.it, pagina eccellenze nazionali, e ci aiutate. Grazie Rosario Maria Rizzi, a presto. Grazie.